Buongiorno, sono Phil Radcliffe, docente di fisica nucleare e subnucleare presso l'Università dell'Insubria in Como e per l'Open Day della laurea magistrali presenterò brevemente il corso di dottorato di ricerca in fisica e astrofisica, ovvero quello che potrebbe essere il passo successivo dopo la laurea magistrale. Cercherò in questo intervento di rispondere alle seguenti tre domande. In cosa consiste il dottorato? Che tipo di persona intraprende questa strada? Come si fa a entrare nel programma? E infine dedicherò qualche parola anche al dopo il dottorato. E nel fare ciò cercherò di rispettare uno dei tanti insegnamenti di un grande fisico, semplice, ma non troppo. Dunque, in cosa consiste il dottorato di ricerca? Più in generale, è un corso di studio e di ricerca di terzo livello, ovvero il più alto che esista in Italia e anche nel resto del mondo. Ha una durata minima di 3 anni, con una possibile proroga fino a un quarto anno in casi eccezionali. Questo periodo prevede attività formative, ovvero corsi avanzati di lezioni frontali con crediti, ma principalmente prevede attività di ricerca, che sfocia nella stesura di una tesi. L'obiettivo, cioè nostro come docenti, è quello di formare ricercatori di altissimo livello che siano in grado di portare avanti in completa autonomia i propri futuri studi e ricerche. Come si svolge il dottorato? Sotto la guida di un tutor personale che viene assegnato all'inizio del corso, il dottorando individua e sviluppa un proprio corso e progetto di ricerca. Dal prossimo ciclo è prevista la permanenza anche all'estero di un minimo complessivo di 3 mesi presso strutture pubbliche o private, quali università, centri ed enti di ricerca, a seconda del caso. I risultati scientifici ottenuti vengono pubblicati di volta in volta su riviste internazionali di settore e divulgati in seminari tenuti dal dottorando stesso presso altri atenei o in convegni nazionali e internazionali. Naturalmente ci sono anche delle verifiche annuali. Alla fine di ogni anno il dottorando prepara un rapporto sulle attività di studio e di ricerca e fa una presentazione sulle ricerche condotte sotto forma di seminario davanti al collegio dei docenti e altri membri del dipartimento. La tesi, il grande momento di incoronamento di 3 anni di studio, di lavoro, di fatica, ma anche di gioia. Al termine del corso si redige e si difende davanti a una commissione di esperti esterni una tesi di ricerca originale e all'avanguardia che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze e/o metodologie nel campo scelto. Facciamo ora qualche cenno agli aspetti finanziari, non certo meno importanti. Il dottorando percepisce una borsa di circa 1.130 euro netti al mese, alla quale è previsto un aumento del 50% durante i periodi passati all'estero di almeno 30 giorni consecutivi, fino a un massimo complessivo di 18 mesi, ovvero metà del corso. Segnalo inoltre che in certe circostanze esiste la possibilità per studenti che abbiano già un impiego, tipicamente nel settore pubblico, di mantenere lo stipendio, rinunciando ovviamente alla borsa.
Vi è poi da pagare 156 € di tassa regionale di iscrizione e infine, da qualche anno, è previsto un contributo di ricerca, ovvero per il secondo e il terzo anno viene messo a disposizione anche ai dottorandi senza borsa un budget di ricerca pari al 10% dell'annualità della borsa stessa, per coprire eventuali costi di partecipazione a convegni, scuole, eccetera, ma anche delle attività di ricerca. Parliamo ora della persona. Chi è il dottorando di ricerca? È indubbiamente una persona curiosa e motivata, che ama comprendere e che desidera approfondire lo studio e la pratica della disciplina che lo affascina. Mira quindi in alto, punta a diventare protagonista dell'innovazione, un costruttore del sapere del futuro e interprete della cultura del progresso. Allora, come si accede al dottorato? Vi è un concorso e il bando che esce a giugno, anche quest'anno non dovrebbe slittare, viene pubblicato dal Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia sul sito web di Ateneo. Si presenta la domanda di ammissione online con scadenza tipicamente a fine agosto. Chi può fare domanda? Studenti già in possesso della laurea magistrale o chi intende laurearsi entro ottobre, cioè entro l'inizio ufficiale del corso di dottorato. Noto anche che all'atto della domanda occorre specificare la scelta del curriculum. A Como ce ne sono due, fisica o astrofisica. Come si svolge il concorso? A Como è fissato tipicamente per settembre e l'ammissione si basa su titoli, quali la laurea magistrale, i voti, eventuali pubblicazioni, e su due prove orali sostenute nell'arco dello stesso giorno. In mattinata si fa una discussione della ricerca già svolta, che verte quindi sulla tesi di laurea magistrale, oppure sulla linea che si intende seguire, se nuova, ad esempio. Terminata la discussione, il candidato sceglie un titolo di fisica di base, che da tre estratte a sorte, e ha circa 5 ore per preparare una breve lezione che presenta poi davanti alla commissione nel pomeriggio del giorno stesso. Quali sono gli ambiti di ricerca scientifica disponibili a Como? Come già menzionato, il dottorato a Como prevede due curricula, fisica e astrofisica, e ci sono attività nelle varie aree di tipo sia sperimentale che teorico. Gli ambiti precisi sono quelli già noti e elencati altrove per le attività di tesi di laurea magistrale. Vi è inoltre una consolidata attività sulla didattica della fisica nelle scuole secondarie. Ricordo anche che, grazie a degli accordi tra l'Università dell'Insubria e alcuni atenei stranieri, firmati nell'ambito dell'internazionalizzazione del dottorato in fisica e astrofisica, è possibile in alcuni casi ottenere il doppio titolo di dottore di ricerca o PhD. In questo caso le attività vengono svolte in cotutela ed è prevista una divisione temporale più o meno equa presso ciascuna delle due sedi. Infine, qualche parola sul possibile destino dei neodottori in fisica e astrofisica. Innanzitutto, occorre elencare alcune delle caratteristiche generali associate al dottore di ricerca
in fisico-astrofisica, che sono, a seconda dell'area di ricerca, un'avanzata competenza nell'analisi di grandi moli di dati, una conoscenza solida delle tecnologie di punta, una conoscenza solida di metodi matematici avanzati. Lo sbocco forse più naturale sarebbe quello di una carriera accademica nelle università o presso enti pubblici di ricerca. Oggi però va sottolineato che molte aziende private, società finanziarie, banche, società di consulenza tecnologica cominciano a riconoscere il valore del dottorato e in modo particolare quello in fisica e astrofisica. Comunque, c'è sicuramente da divertirsi e per maggiori informazioni potete rivolgervi al professor Giuliano Benenti, il coordinatore del dottorato in fisica e astrofisica a Como. L'indirizzo email lo trovate lì sotto e vi ringrazio dell'attenzione.